cosa bussa alla porta del sonno? Chi è? Apri! Chiunque abiti nel raggio di 1 miglio dallo zoo li sente i leoni nelle notti d'estate. Un turista potrebbe farsi ingannare. Già, l'Africa finalmente, anche se si è coricato in un'altra delle tante metropoli. Proprio prima dell'alba, quando l'oscurità è più fonda e il corpo al minimo delle sue funzioni. E nell'ospedale sulla collina i vecchi muoiono. La notte si apre, un buco nero tra le stelle, e se ne esce un profondo ansimare. Molto lontano e al tempo stesso molto vicino. E proprio all'orecchio, perché il rumore del respiro è sempre intimo. Continua ad ansimare. Si fa più profondo, più veloce, fino a quando un grande lamento, un lamento increscendo, si alza dalle sbarre curve della gabbia e incombe su tutta la città. E poi ricade, sprofonda. Torna a essere un ansimare. Aspettatelo. Sarà così leggero. Appena qualcosa di più di un lieve agitarsi nell'aria, nelle cavità dell'orecchio. È proprio quando sembra essere sprofondato tra strofa e antistrofe. Il leone riprende il fiato e ansima una volta. Poi tace, sostenendo la notte come un cantante una nota, e ricomincia. Ecco, l'ansimare sale, 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 scende, 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 fino a quel tremendo lamento. Apri, apri! Apri le gambe! Mi tiro il lenzuolo sulla testa, sento l'odore del mio fiato imprigionato là sotto. È molto tardi, è troppo presto per essere svegli. Tu ti sei girato. Ruggito non è la parola giusta. Chiunque abbia mai deciso di chiamarlo ruggito non l'ha mai ascoltato davvero. Il verbo è sbagliato. Ruggito non è la parola giusta per il rumore di enormi mascelle che risucchiano ed esalano le ore della notte. Ma i leoni dello zoo non emettono suoni durante il giorno. Sbadigliano. Aspettano che venga loro buttata la preda già ammazzata. Tengono i loro inutili artigli rinfoderati dentro enormi zampe innocue sulle quali riposano teste sovraccariche, arruffate, sbirciando attraverso le fessure delle palpebre con un'espressione che i visitatori dello zoo, nel loro sentimentalismo pruriginoso, considerano desiderio. È solo nelle calde notti d'estate che i leoni sono irrequieti. Quello che vedono durante il giorno è niente. Hanno gli occhi aperti, ma non vedono. Lo si capisce quando la lente della pupilla si chiude all'improvviso, a rapido calare in volo di uno dei piccioni in cerca di popcorn attraverso le sbarre della gabbia. Per il resto l'occhio resta immobile, non registra niente. Ma i leoni sono nati allo zoo, non conoscono altro che lo zoo, non esprimono i nostri desideri. È solo in certe notti che i loro muscoli si flettono e cominciano ad ansimare, che i loro fianchi si sollevano come se avessero corso nella notte scura lungo una pista da cui le altre creature si ritraggono, che le mascelle pendono tese, bagnate, mentre la saliva cola come in risposta ad un odore di preda e alla fine alzano la testa troppo grossa, pesante, pesantissima, ed eccolo che esce fuori, aleggia sopra i sobborghi. Un terribile sforzo delle viscere per liberarsi, un lamento che incombe sulle case in una nube di smog e di angoscia. Una volta l'ho sentito, attraverso la parete di un albergo. Ero sola e ascoltavo. Le pareti era sottile, le coperte sulla testa e le ginocchia tirate su fino ai pugni, gli occhi spalancati. Riaddormentati, riaddormentati. Apri, apri. Chi è? Chi è? Oh, qualcosa che ho letto sul giornale. Sì, ieri sera. No, questa notte. Nel City Lady, prima pagina. C'erano gli scioperanti di colore nelle strade, gli scaricatori del porto con mazze e bastoni, un grasso millepiedi nero che avanzava pavoneggiandosi su migliaia di zampette ondeggianti. L'ansimare si fa più forte. Potrebbe essere in giardino o sotto la finestra. Arriva quella pausa, quella caduta di respiro. Aspettatelo. Lo stiamo aspettando. Hanno attraversato una città non lontana da questa. I loro passi sono così ritmati, agitano i bastoni, non più lance, non ancora fucili. Possono coprire qualunque distanza col tempo. E il grido che saliva mentre si avvicinavano, quel lamento pieno di tensione, la voglia di libertà, la piega, le sbarre della gabbia. Lui si è liberato, è vicino, ora è come se fosse sull'autostrada, disorientato, cerca la sua strada e gira la splendida testa, infine, per rivendicare ciò che non ha mai visto. Il paese del quale è il re. È Nadine Gordimer. Vivo a quota a 2000 metri, in una società che turbina, scalpita, ondeggia, colpita dalla forza del cambiamento rivoluzionario. La vista è inebriante, l'immagine di una danza demoniaca. La città è Johannesburg, il paese è il Sudafrica e l'epoca, gli ultimi anni dell'era coloniale in Africa. È inevitabile che il colonialismo dell'Ottocento si avvii verso la fine proprio qui, perché è qui che ha raggiunto la sua espressione ultima. Le bandiere della civiltà europea sono state ammainate e senza ritegno è stata data alla luce quella brutta creatura dell'uomo chiamata Apartheid. L'Apartheid era una nuova incarnazione del nazismo. Le teorie della superiorità razziale e buona parte dei metodi crudeli e ripugnanti utilizzati per metterle in pratica coincidevano in entrambi i regimi, salvo per il fatto che anziché essere impiegati contro ebrei, zingari e omosessuali, in Sudafrica erano impiegati contro la maggioranza della popolazione, cioè chiunque non avesse la pelle bianca. L'apartheid era anche una nuova incarnazione del fascismo, se con questo termine si intende, come scrive Umberto Eco, un regime che subordina ogni atto dell'individuo allo Stato e alla sua ideologia. L'apartheid racchiudeva in sé, celati all'interno della propria perversione, sia il nazismo sia il fascismo. L'apartheid, in definitiva, è stato l'ultimo atto della vergognosa saga del colonialismo nella storia della civiltà. Non è un caso che come epigrafe del mio ultimo romanzo, Luglio, io abbia scelto una citazione di Gramsci: il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Ed è in questo interregno che noi viviamo, io e i miei connezionali, a 7.000 chilometri da casa. Ed è da questo interregno che io vi parlo. Nella coscienza ufficiale sudafricana l'io è bianco. L'intero Sudafrica vi si è sempre stretto attorno. Lo strano ordinamento della vita collettiva in Sudafrica ha infilato negli occhi dei bianchi le sue speciali lenti a contatto. Noi di fatto vediamo i neri in modo diverso, il che comprende il non vedere, il non notare la loro innaturale assenza, poiché vi sono molti luoghi nella vita quotidiana, il cinema, per esempio, in cui ai neri non è mai stato permesso di entrare. Così ci siamo dimenticati che forse li si potrebbe incontrare lì. Il sudafricano medio non è cosciente di quelle lenti a contatto così brillantemente inserite nei suoi occhi, poiché l'apartheid è soprattutto un'abitudine. L'innaturale sembra naturale. Ma il segmento della popolazione bianca al quale io appartengo è ben conscia della sua dipendenza sin dall'infanzia da una visione distorta. E siamo ben consci che con l'occhio interiore abbiamo visto troppo per essere innocenti. Noi dobbiamo credere nella nostra capacità di trovare nuove percezioni e nella nostra capacità di giudicare se sono vere. I neri devono imparare a parlare, i bianchi devono imparare ad ascoltare, ha scritto negli anni 70 il poeta sudafricano Wally Serote. E questa è la premessa base cui il segmento bianco della popolazione al quale appartengo vive ora la propria vita. Noi bianchi dobbiamo ancora conficcare la vanga sotto le radici della nostra vita. Per molti di noi, me inclusa, la lotta è ancora qualcosa che ha un suo posto. Ma per i neri essa è ovunque, in nessun luogo. In una casa, in un quartiere elegante, in una grande città, vivevano un uomo e sua moglie che si amavano moltissimo e vivevano felici e contenti. Avevano un bel bambino che amavano moltissimo. Avevano un gatto e un cane che il bambino amava moltissimo. Avevano una macchina, una roulotte per le vacanze e una piscina recintata perché il bambino e i suoi compagni di giochi non corressero il rischio di caderci dentro e di annegare. Avevano una domestica di cui si fidavano ciecamente e un giardiniere ad ore di cui i vicini tessevano le lodi. Non appena avevano cominciato a vivere felici e contenti, una strega vecchia e saggia, la madre del marito, li aveva messi in guardia dall'assumere gente senza nemmeno sapere chi fosse. Erano iscritti a una società di mutuo soccorso. Erano assicurati contro incendi, allagamenti, furti e avevano aderito al locale istituto di vigilanza che aveva fornito loro una targa per i cancelli con la scritta «Siete stati avvertiti stampata sulla silhouette di un potenziale intruso. Essendo mascherato, il potenziale intruso, che fosse bianco o nero, non si poteva dire, il che dimostrava che il proprietario non era razzista. Non era stato possibile assicurare la casa, la piscina e la macchina contro i danni derivanti dai disordini nelle strade. Disordini infatti ce n'erano, ma fuori della città, dove alloggiavano persone la cui pelle era di un altro colore. Questa gente non era autorizzata a circolare nei quartieri alti, se non in qualità di domestici e giardinieri, sicché non vi era ragione di avere paura, aveva detto il marito alla moglie. Eppure lei temeva che un giorno o l'altro quella gente sarebbe arrivata lì, avrebbe strappato via la targa "siete stati avvertiti", avrebbe aperto i cancelli e si sarebbe riversata dentro. Sciocchezze, mia cara, aveva detto il marito. Ci penseranno la polizia, l'esercito a tenerli lontani, con gas lacrimogeni, fucili. Ma per farle piacere, poiché l'amava moltissimo, e nel frattempo si incendiavano gli autobus, si prendevano a sassate le macchine e la polizia ammazzava i ragazzini nelle zone fuori mano, fece installare dei cancelli azionati elettricamente. I tumulti nelle strade vennero poi sedati, ma nel quartiere si verificarono molti furti e la fidata domestica di non so più chi venne dai ladri legata, imbavagliata e messa in un armadio. La fidata domestica dell'uomo e della moglie e del bambino fu così turbata dalla notizia che supplicò i padroni di mettere delle sbarre antifurto alle porte e alle finestre, nonché di far installare un sistema di allarme. Ha ragione, diamole retta. E così, da ogni finestra e da ogni porta della casa in cui vivevano felici e contenti, adesso gli alberi e il cielo si vedevano attraverso le sbarre. Spesso accadeva che all'allarme, che riecheggiava simile a un lamento funebre, facessero eco altri allarmi antifurto azionati da gatti o da topi intenti a rosicchiare qualcosa. Gli allarmi si rincorrevano di giardino in giardino con suoni acuti e gemiti e lamenti grevi.